Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video del nostro Sassuolo per mettervi subito di fronte a una situazione molto difficile, ovvero reduce dalle ultime novità che ci sono state nel mondo reale, ho deciso di separare le nostre strade da quelle del nostro leader spirituale. E c'è anche perché ha chiesto anche lui di andare via, quindi è proprio rottura totale. Il caro vecchio Bogalo sta per andare via alla modica cifra di 11 milioni e 5 rispetto ai 6 milioni e mezzo che vale, quindi l'hanno anche strapagato e ci daranno quello che valeva come mercato perché adesso non ce lo, se lo intascano in ogni modo possibile. È triste, è un momento triste che penso in qualche modo. Probabilmente vivremo anche nell'altra realtà calcistica che portiamo sul canale, perché insomma, ormai si è rotto qualcosa fra me e il nostro leader spirituale. Dopo gli ultimi sviluppi, non c'è più l'amore di un tempo, e quindi io sono naturalmente predisposto ad abbandonarlo, o meglio, ad essere abbandonato perché è lui che ha chiesto la cessione. Per cui, ragazzi, io stavo aspettando voi per questo triste momento. Ciao Bogalo, vai a lodarlo altrove. Ecco, addio. È stato bello finché è durato. Troveremo un nuovo leader spirituale e sarà ancora più intenso e bello di quanto non sia stato in passato. Allora, abbiamo un po' di cose. Perché? Allora, tutto questo si traduce in che cosa? So che molti di voi staranno piangendo in questo momento, ma dovete essere forti. Ce la possiamo fare anche senza di lui. Dunque, abbiamo un 26 milioncini che voi giustamente mi avete detto investi sulla difesa. E ci avete ragione, anche perché il vecchio Timo Timo vorrebbe andare via anche lui. Abbiamo una situazione non proprio comodissima. Abbiamo Kennedy da una parte, Roberts, Vignato andrà via, Brignola e Bowen. Quindi quattro esterni, va bene. Davanti Ciccio Ciccio, mi sa che andrà via anche lui. Insomma, è un momento di così, di rinnovamento feroce. Anquan, io ho voglia di offrirlo a gente, ma non lo vuole nessuno. E offre altre squadre. Ci proviamo. Valore 16, noi ne chiediamo 17. Offri, 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 offri. Vai, vai, che qualcuno prima o poi ci casca. Qualcuno prima o poi ci cascherà, è un dato di fatto, dovrà cadere per forza. Dunque, ultimo anno di contratto. Cisco. Ma infatti, ma quanto vali a Cisco? Vali 4 lire, Cisco. Ma che cosa. Di che stiamo a parlare, Cisco? Jordi Gillekens. Bello. Questo per portare le borracce credo sia bravissimo. Luigi Solla. Insieme a Luigi Solla, devo dire. Pinato, Ravanelli, questo andrebbe tenuto giusto per il nome illustre. Se fosse per lui non firmerebbe mai. Tutta gente che proprio, Vai, attiva estensione. Ti blocchiamo, attiva, ti è. Per il resto, per me potete anche andare a cogliere le margherite. E poi, breve vittoria, vabbè. Serie A, coppe nazionali. Ma io direi che va tutto bene così. A medio, ci piace medio, ci piace medio. Quindi va bene, tanto che. Non penso si possa ambire a una vittoria di qualcosa. Cosa c'è Golda? Ah, Goldaniga vuole andare in prestito a Pescara. Goldaniga ha chiesto, c'è la rivendita attiva e costo futuro se si salvano a 7 milioni. Non è che abbia mai brillato il vecchio Golda e credo che si possa ottenere di meglio al suo posto e anche magari più giovane. E per cui forza Pescara fino a fine anno affinché loro si confermino in A e ci possano comprare il vecchio Golda. Allora, detto ciò, io sto puntando una serie di centrali difensivi e ce ne sarebbero un bel po', un bel po'. Tu sei un po' un Goldaniga bis.
Gerard, tu sei peggio del gol che fai manco il centrale, ma che vuoi? Pulgar, lui fa il mediano. Di che cosa stiamo? Io ho chiesto informazioni per altri giocatori. Perché non stanno arrivando? Ho chiesto. Ma telecamere, aspetta, ho fatto. Oh. Anquan. Pa, ecco, mi attaccherò al telefono. Bravo. Sbrissa, va via. Col costo futuro opzionale di 1.400.000. Ciao, sbrissa. Ciao, sbrissa. Martinez quarta a 9 milioni. Perché no? E chi avrei ingaggiato io? Vabbè. Ciao Martinez quarta. Ci vedremo quando avrei messo la quinta. Forza, questa era terribile. Sbriss è andato. Allora, trattativa per l'offerta per Javi Jimenez. Mamma mia. Cioè, sei di passaggio a livello dei difensori di FIFA. Ciao Javi. Ciao. È stato bellissimo avere a che fare con te in questo breve momento, ma è stato molto intenso. Allora, Boubacar Karamà. Questo mi piace, però l'OM non ce lo dà, ma noi ce lo prendiamo uguale. Perché, allora, ha buona marcatura, buoni passaggi, contrasti buoni, velocità c'è, la forza mediocre, massima... insomma... No, è una mezza... Vabbè. Ciao Camara. Dunque, poi ecco, il Crystal Palace vuole la percentuale sulla vendita e 42 milioni. Poi un giro anche con qualche gentil... vabbè, senti, arrivia Defti, va. Ciao. Saluti e baci a casa. Tante care cose. Non cominciamo con le cose senza senso. Ah! Allora, io ho una paura che voi non avete idea di come impostare quest'ultima parte del campionato. Vignato si loda, bravo Vigna. Ah, Davis. Che tocca fa, Davis? Ho capito, io c'ho una settimana ed è terribilissimo. È terribile, io ho l'ansia. Perché sbravati? Ah, giusto, sì, no, scusatemi un attimo. Responsabile del settore giovanile l'ho cambiato perché quello attuale che è... Dove sta? Che è Palmieri, può anche andare altrove. Allora, caro... Ciao, Palmieri. Arrivederci. Tomei, stesso discorso, che sarà il mio nuovo secondo, che mi sembra ben più... abile del vecchio Waters, 15 e 14 sulle cose fondamentali, mentre Waters c'ha 12, 13 e 14. Caro vecchio Waters, che avesse 17 in tattica, ma non si sa bene in quale universo tutto ciò si stia verificando, credo che il giovane Tomei sia un uomo ben più pronto a... Quindi grazie di avermi avvertito che ti devo cacciare, caro Waters, è stato bello. Poi, se io non so, Palma è licenziato. Ciao Palma, il Sassuolo è ingaggiato, ecco, benissimo. Waters, ciao Waters, è stato bello finché è durato, anzi no. Mi consigli un acquisto? Domanda, non c'ho da fa, non posso, il momento è molto impegnato. E quindi io ho l'ansia perché mi devo comprare un difensore centrale e non so dove sbattere. Ho pochi soldi, Anquan ancora sul groppone, un altro anno con lui è da ricovero, aiuto. Ecco, di base questo è Denayer. Ti dirò, caro Denayer, che non mi piace Denayer, non mi piace. Io ci ho provato. Ce l'ho messa tutta, caro Denayer, ma non mi piace. Quindi,
Io torno a bomba dove stavo prima e mi serve un difensore centrale. Posso avere un difensore centrale? Posizione 17, ok. Stato contratto, aggiungi condizione, ruolo difensore centrale. Ce l'abbiamo, difensore centrale. Non c'è, con queste statistiche non c'è, non c'è più. Età, facciamo anche 25, no, non basta. 15 di media. Oh, sono usciti fuori, forza. Allora, ci sono gente molto interessante che se vale questa cifra ci sarà un perché, per cui non ci interessa. Unai Núñez del Bilbao, 23 anni, 9 milioni. Sembreresti gradevole. Che ci dici? Sì, io però devo... Boateng non sta andando via. Vignato non sta andando in prestito. Lo riusciamo a mandare? Non lo riusciamo. Anquan non va via. Curiale lo mandiamo. Ci vuole qualcosa di... Curiale, il problema è che può fare il preparatore. Fate vedere un attimo. Stato contratto. Generale attributi da non giocatore. Ecco. Ciao Curiale. Ciao. Io che speravo di poterti reinventare. Ciao Davis. Offre altre squadre. Però 400. Curiale in saldo. 200.000. Avendo 74 punte e uno schema a una punta. Capite da voi che qualcuno deve andare via. Patrick va bene. C'è sto problema della difesa. Perché adesso abbiamo Omeruo, Timo, Magnani. Omeruo, Timo e Magnani. Me ne servono perlomeno due. Perlomeno. Ma quindi in tutto ci ho. Allora, famo un attimino. No, non te si può guardare. Quindi aumentiamo l'età e aumentiamo anche i requisiti tecnici qua, perché... Ma scusate, ma perché... Ah, ecco. Diego Llorente, 10 milioni. Nacho del Twente, che fa rima con Diego Llorente, che non... Mamma mia, 300.000 euro a 26 anni. Marca da paura, ma al bar, solitamente, quando deve farsi offrire qualcosa, quindi non credo che sia il nostro caso. Diego Llorente... Non sei male per niente, ecco, se proprio vogliamo... Ecco, oggi è così, episodio tutto in rima. Riga di informazioni, vai. Facci sapere, per cortesia. Nacho del Twente, lo volete levare di mezzo, Nacho del Twente, che veramente sta diventando imbarazzante. Difensore senza fronzoli, cambia qualcosa? No, è Wallace chi? No! No, non, quanto? 47 milioni? Wallace. C'è qualcosa? C'è qualcosa che non sta quadrando. Perché se Wallace vale 47 milioni, abbiamo un problema di fondo nel gioco. Di cui io non voglio sapere niente. Posizione, ecco, ruolo naturale. Difensore centrale, che forse è la cosa più. Impegno e 20 addirittura. Vogliamo uno stacanovista vero? No, ci basta uno che sappia difendere di base. Victor Lindelof del Manchester, 41 milioni. Vabbè, io chiedo info. Poi Militao, questo è brasileiro e non ci verrà mai. Ma poi 32 milioni, figo del gioco. Ci chiede 74 miliardi se gli chiediamo uno del genere, perché è tarato molto bene per farti fare mercato. Se non hai sacrifici umani da fare, non te li danno certi giocatori. Quindi Kurt Zuma, il vecchio Kurt, 37 milioni, non ce li abbiamo. 29, 8, Pablo Mari, 8 milioni, 26 anni, mi sa che sei una gran... Upamecano, richiede informazioni. Io devo comprare un difensore di livello internazionale affinché
La dirigenza sia felice di me. Allora, vabbè, senti, holding. Vabbè, ma qui stiamo andando. Quarta, lo so che quarta era interessante. Holgate, la storica tradizione dei difensori inglesi che tutto sanno fare tranne che difende di base, ma va bene. Poi, vabbè, alziamo un po' il livello, su. Alziamo il tiro e alziamo anche l'età. Siamo disposti a prenderci anche Shane Duffy, 28 anni. Già te vedo carico però a te, caro Shane. Già te vedo carico e quindi potresti essere una valida soluzione. Abbassiamo un po'... No, contrasti vorrei... Contrasti basso, dai. Ok, niente. Qua, ok. Abbassiamo un po' l'età, massimo 27. John Egan. Mamma mia, no. Sono i classici giocatori che stanno a fare mezza cosa e ti fanno sembrare... Vabbè, e questo c'è, ragazzi. Questo c'è. Questo passa il convento. Alfie Mawson. Mike Van Der Horn. Velocità 6 su 12 vuol dire che c'ha tipo 7. Benissimo. Vabbè, senti. Torniamo alle vecchie... Oh, Mavropanos! 22 anni, il greco, mi piace il greco, gli chiedo informazioni, che cosa... Fateci sapere che questo, secondo me, Costantinos, pane e vinos, Martin McDonald, no, questo... Però, oggi fase di mercato. Benoit Badiachil! Benoit non ha ben capito cosa fare ancora della sua vita. Pleguezuelo. Costi quanto un monolocale a 23 anni. Per il calcio mi sa che non fa il caso tuo. Basta, va bene così. Abbiamo chiesto sufficienti informazioni. Andiamo al dunque, avanziamo. Che faccia c'ha il mio nuovo? No, questo è Morrone, no. Pensavo che fosse... Nessuna offerta... Curiale? Curiale. Sappiamo entrambi che ormai è finita. Ecco. Vai. Boateng ha rifiutato l'offerta. No. Su, a Boateng, te prego. Non c'è spazio per te. Non, io non so che cosa fare. L'Arsenal vuole, se vuole tenere Mavropanos. Ma io lo voglio. Ma io lo voglio lo stesso. Mi sembra intrigante. Trasferimento. Sì, voglio Costantinos Mavropanos. Upamecano. No. Bah. Osservazioni in corso. Io richiedo informazioni. Di nuovo. Prima o poi. Holgate, niente. Rifiutato la cosa. Ma ce n'è uno che vuole vendere in questo universo orribile che chiamano Football Manager. Lindelof non ce lo daranno mai, vabbè. Campagna abbonamenti, a quanto siamo? 7.400, vabbè. Llorente. Oh! Bah! Non so. Diciamo che prendo tempo. Facciamo che ve ne offro 10 e ve li fate abbastare. Fai offerta. Il primo vuole negoziare il tradimento di Nunez, che immagino abbia una clausola. Contrasti 15, marcatura 15, impegno, posizione 15-18, intuito 13-16. Io vorrei trattarlo un po' meglio, perché la clausola rescissoria da 17 milioni è data in faccia, perché non te li darò mai. Prendiamo tempo. Duffy, 124 milioni. Beh, mi sembra un prezzo veramente in linea con la sanità mentale che il gioco dimostra sempre. Ve lo immaginate Mavropanos con la mano di Sassuolo? Ah, io sicuramente sì. Mi piacerebbe averlo in squadra e stiamo lavorando in quella direzione. Ecco, spingiamo mediaticamente. Famo sentire il peso mediatico di questo Sassuolo che ormai sta entrando nel contesto dei grandi. Su. De Falchi a caccia di Mavropanos. Sarebbe interessante se avessi al Sassuolo e tutto quanto dirò riguardo finché non sarà fatta un'offerta. È già arrivata.
piccolo Mavropanos, che non capisci manco quello che leggi. Riunione con gli osservatori. Bremer dalla Roma. Non è preciso nei passaggi. Cioè, non mi pare proprio una problematica, Così drammaticamente intensa. Ecco, fai un'offerta. Io offro senza star lì a chiacchierare. Mi dovete liberare di Anquan. Mi serve. Ho preso Kennedy. Ecco, devo vendere Anquan all'estero. Imposta stato di trasferimento. È inutile. Conferma. Via. Forza, trasferimenti. Offri ad altre squadre. Boa. Te levi da mezzo. 7 milioni e mezzo. Dai. Ciao. È già andata. Ciao. Ecco. Modifica. Vabbè, programma tecnico. Al momento abbiamo cose più importanti tipo il mercato. Perché se io non ho nessuno da allenare. Niente. Upamecano non. L'Everton rifiuta per Holgate. Nunez è stata rifiutata. L'offerta per Bremer è stata accettata. 5 milioni, così secchi? Senza neanche colpo ferire? Cioè, me lo regalano così? Dov'è la fregatura? Ditemi la verità. Turnover, perché sei giovane, devi farti la tua strada. Ti do anche un aumentino per proporre. Ecco. Oh, valuta, Ciccio. Rapporto disponibile a breve. Farina, io ho bisogno che tu ti sbrighi però, perché tra poco giochiamo con la Fiorentina. Io avrei bisogno di far arrivare qualcuno. Lo famo arrivare? Lucas Mai. Contrasti 14, marcatura 13, freddezza 15, intuito. Sì. Richiedi? Pronto? Signor Bayern, avrei bisogno del vostro difensore centrale della primavera. Poi non so se sia già in prima squadra o no. Credo di no. Ho la sensazione di no. Quanto stiamo andando lunghi per parlare di mercato oggi? Scegli il capitano. Uno col carisma. Tonali. Avvisa Boateng circa. Sì, caro Boa. Ecco, c'è incertezza sul tuo futuro. Mi rendo conto che con il mio futuro in dubbio. Bene, a dopo, meno è. Così evitiamo drammi cosmici. Tonali, capitano. Vice capitano. Brignola vice capitano. Mi piace. Tonali Brignola, questa sarà il nuovo corso del Sassuolo. Rivoluzioniamo. Allora, diciamo che il Bayern non ha le idee molto chiare su quello che è il mondo reale, ma ci possiamo arrivare, perché mai, che mi ricorda molto la sigla di Cani Guerriero, proponi termine, 25, possiamo arrivarci, dai, vi lascio la rivendita al 30, ma va accontentate di 10, dai, 24, allora io vi do tre rate annuali dalla modica cifra di 15 milioni, in comode rate, ecco, più 5 adesso, 5 e 15, totale di 20 per mai. Mi sento che mi stanno rapinando, ho questo vago, questa piccola sensazione, diciamo che siamo calati. Scendiamo. 4 milioni adesso e famo 8 poi. Hanno respinto. E allora io vi offro un pochino di più. Sì, vabbè, la rivendita. Che vuoi? Te lo pago tutto a te. Te lo vendo per te. Te faccio rivenditore, caro Bayern. Comunque, la parte puramente di mercato del gioco è un attimino da rivedere, cioè siamo su FIFA che vendi anche la frutta e la verdura se te va. Riunione con gli osservatori, che altro c'è? Gustil,
Ma chi va, ma chi va chiesto Gustil? C'è un Gabriel. Ma è un mediano anche lui, ma basta. Ma ho 74 persone in quel ruolo. Regina Sassuolo. Allora, signori, la formazione quella official. Allora, Ajapong, Cataldi. Cataldi che mi fa certo capire le quantità. Locatelli anche. Diciamo che in linea di massima più o meno sarà così la formazione. La prima punta sarà Lagumina quest'anno. E poi, vabbè, il terzino cammellato non si tocca. E ci portiamo Vignato in panchina. Sì, sì. Andiamo. Allora, io dopo questa mi fermerò, per ovvi motivi, ragazzi, perché mi serve la vostra consulenza tecnico-tattica per affrontare al meglio quest'ultima settimana di mercato, visto che non siamo riusciti a fare live, purtroppo. Andiamo, andiamo. Fatemi vedere di cosa siete capaci. Creatività. Creatività. Speriamo che la maledizione di Boga non si abbatta su di noi, perché sarebbe alquanto problematico fare i conti con una tale incombenza astrale. Ma io credo che non avremo grossi problemi in tal senso. Forza. Beh, non male negli altri ruoli, ragazzi. Noi ci serve un difensore centrale di livello, vero? Preso quello, centrocampo è buono, gli esterni sono buoni, l'attacco è ricchissimo. E se non lo vendo a qua mi toccherà anche ricomporre la frattura. Manca un difensore, un paio di difensori, uno veramente veramente forte e uno di riserva, ecco. Però secondo me le premesse, le basi ci sarebbero, volendo, eh. Certo, tocca vedere, però diciamo che tendo a essere positivo. A parte che la Gumina c'ha 6,5 come al solito, stiamo a pareggiare con la Regina in precampionato, non è proprio incoraggiantissimo. Direi di no. Che bella partita, ragazzi! Yuhu! Vabbè, eh? Ragazzi, quest'anno tocca andare a caccia della Coppa UEFA, lo sapete, vero? Dobbiamo battere l'OM. Io li voglio nel girone. Da subito. Ragazzi, ci proviamo? Così, se ve va, se no possiamo anche andare tutti a casa. Ci abbiamo la sconfitta a tavolino. E va bene uguale, eh? Sono Donnarumma in attacco, ragazzi. Cioè, allora, abbiamo capito che la Gumina ha dei problemi. Va bene, Murgia al posto di Cataldi, Bauer al posto di Brignola, Sensi al posto di Locatelli. Facciamo di fare regista avanzato. Proviamo un po'. Roberts al posto di Kennedy, Paul al posto di Agia, Anquan non giocherà, Rodriguez, Dabo, così magari riusciamo a far prendere un po' di Timo e Consigli, dai. L'unico che rimane fuori è Vignato, spiace, ma più di questo non posso fa. L'ho cambiati tutti, forza. Domanda di più. Dice mister, ma siamo appena entrati, te frega, tu domanda di più. Avanti così. Sarebbe bello vedere un tiro in porta, se ve va. Poi se non ve va, io va bene uguale, Però giusto perché, insomma, gradiremmo goderci un tiro in porta del nostro Sassuolo, visto che oggi abbiamo fatto tutto tranne che giocare, e sta continuando, perché non stiamo giocando, manca adesso che stiamo in campo, stiamo a giocare. Ma tanto nel nostro Sassuolo si sa che è un po' così pazzerello. Il gol in contropiede vi lincio. Roberts. Vai, Paul. Butta in mezzo, Paul. Che bel gioco che stiamo esprimendo. Vai, Dabo, su. Bowen. La traversa con il portiere che stava chiamando i suoi amici
per la bevuta post partita, molto presente il Dani della regina. Vai Paul, Bowen, Sensi, Rodriguez, Rodriguez in area e ovviamente non vede il giocatore. Magnani, Timo, manovra avvolgente del Sassuolo che avanza con l'Irola. Bowen, lo fa un cross su. Oh, autogol credo peraltro. No, Roberts. Gol importantissimo, è importantissimo. Le telecronache in stile Rai proprio. Domanda di più. Ci piace, anche senza Boga siamo riusciti a dare un senso a sta giornata, meno male. Non t'accarto ciò però perché ci serviresti. Non abbiamo, ecco, quest'anno speriamo che non arrivino infortuni o cose varie. Vorrei la squadra quanto più intera possibile per affrontare la stagione con positività ed entusiasmo. Bene, ok, ragazzi, io direi che per ora ci si ferma. Calmo, è andata bene, sono felice, ok. Però ci fermiamo, fatemi sapere il discorso difensori. Mi servono nomi caldi, economici e di prospettiva. Siete in grado? Sono certo di sì. Per cui, ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima e speriamo bene.